Buongiorno YouTube, sono a pochi chilometri da Goremi in Cappadocia e questa ve la devo proprio raccontare. Praticamente ieri in Goremi non sono riuscito a trovare nessun tipo di alloggio a prezzo decente perché partivano tutti dai 150, 200 e oltre per una notte, che mi sembra veramente assurdo. Per cui mi sono spostato di qualche chilometro e sono finito qui. E finisco in questo hotel dall'aspetto bizzarro che si chiama Casablanca, no? E di fianco a questo, cioè nel senso in questo stesso parcheggio praticamente, quell'affare che voi vedete in fondo si chiama Ses Cappadocia. Al che mi dico, ma dove diavolo sono capitato? Vicino a un night e questo è l'hotel dove vanno, eh? Invece no, fortunatamente era solo una discoteca che si chiama Ses Cappadocia, in questo caso, o Ses Istanbul, una catena, ce ne sono parecchie da queste parti. Fatto sta che praticamente mi hanno rintronato il cervello tutta notte con il bababam. Ma la cosa buffa non è tanto questa, ma il fatto che io stamattina praticamente scendo a sistemare le borse sulla moto, no? E quando tento di rientrare la porta è chiusa. Già avevo aspettato un attimino, no? Perché si mostrasse qualcuno per la colazione, per il breakfast, visto che non si mostrava nessuno, praticamente ho detto, boh. E approfitto per sistemare le borse, così poi faccio colazione, mi lavo le mani e parto, no? Fatto sta che quando tento di rientrare, praticamente la porta d'ingresso è chiusa. Maledizione, e io chiaramente ho lasciato le chiavi della stanza sopra. Vabbè, suono al campanello della reception, non risponde nessuno, non risponde nessuno. Dopo 10 minuti mi viene la genialata, no, di cercare in rete questo hotel che trovo con il relativo numero di telefono, al che telefono e appare questo tipo assonnato, no? E gli spiego che praticamente se mi facesse entrare, se mi farebbe, sì, vabbè, insomma, se mi fa entrare mi farebbe una cortesia, visto che ho ancora tutto il bagaglio suo e soprattutto dovrei fare anche colazione visto che l'ho pagata. Anche questo qua scusandosi mi fa salire e poi mi dice, scusandosi un'altra volta, che lo chef è ammalato, the chef is sick, per cui praticamente non mi può servire la colazione. Allora gli dico, troviamo una soluzione. La soluzione è chiaramente questo, comincia a cercare burro, burro. Niente, una tipa che mi chiedeva qualcosa in turco, ma io chiaramente non capivo. Le ho detto che sono italiano, che il cane che si gira qua non è mio, comunque innocuo, bla 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 bla. Insomma, per farla breve, io ho questo tipo in ciabatte, no? Assolutamente assonnato, probabilmente ha fatto tutta la notte lì alla reception. Ci siamo messi a cercare il burro, la marmellata, il tè, il pane. Alla fine ci siamo riusciti, l'ho salutato e me ne sono andato, anzi me ne sto andando. Vabbè, dai, andiamo a vedere sta Cappadocia. Questi sono gli scenari che si presentano all'ingresso del parco, detto dei camini delle fate. Non è che abbia molto da dire perché comunque da sé, e questo è solo l'inizio, eh.
In effetti sarebbe stato imperdonabile non fare una sosta in Cappadocia. I famosi cammini delle fate. Beh, godiamoci un po' il paesaggio mentre decido se entrare o no nel parco vero e proprio. Anche questo scorcio, non è niente, niente male. Questo è proprio il punto dei cammini delle fate. Stiamo entrando in Goreme, che come pensavo è il posto più famoso, è assolutamente quello più turistico, qua ci sono, c'è tutto, c'è tutto. Dai, con un po' di brio. Dai, che non è difficile, su. Adesso su in alto, ho notato ieri sera mentre venivo prima della tempesta che ci sono dei punti altamente panoramici, proviamo ad andare a cercarli.
perché il colpo d'occhio che avevo buttato guidando era veramente notevole. Beh, direi che anche questa strada già di per sé merita, merita veramente. Primo punto panoramico sulla strada verso Goreme. Quando la natura ci si mette, ragazzi. Secondo punto panoramico. Sulla cittadina di Goreme e più in fondo i Cammini delle Fate. Questo posto si chiama Panorama e devo dire che è un ottimo posto per bersi un tè o bere una spremuta d'arancia, come fanno da queste parti. Boh, alla fine ho deciso di lasciare la Cappadocia e non aspettare domani mattina per vedere le mongolfiere all'alba. Tanto sono già state filmate da altri 100 motociclisti prima di me, per cui anche se non le filmo va bene comunque, anche perché la strada che mi aspetta fino a Nemrutagi, l'altro importante sito archeologico, è molto lunga e quindi niente, preferisco andare perché di cose da vedere ce ne sono ancora veramente tante. Babbuno. Tipo queste, ad esempio, no? Non so se si vede, ma ci sono anche le impronte che portano all'entrata della casa, giusto nella seconda colonna. Qui si vede meglio sicuramente. E direi con questo... Ok, Cappadocia. Voi non potete immaginare che piacere immenso sia guidare con 27 gradi.
forse anche meno, tanto è vero che ho dovuto chiudere i boccaporti della mia giacca perché l'aria era talmente fresca che tra virgolette dava quasi fastidio dopo tutta la sofferenza passata negli ultimi giorni, in special modo a Izmir, rimarrà il mio più grande incubo. Vabbè, ma non vi volevo tediare con questo, volevo dirvi che dopo un mese di viaggio, circa lunedì, quindi tra due giorni e un mese che sono in viaggio, ho finalmente incontrato tre motociclisti italiani che venivano dal lago di Van. Hanno detto tutto ok, nessun tipo di problema, ho chiesto se c'erano pericoli a costeggiare la frontiera siriana e irachena, e loro mi hanno detto che ci hanno provato, sono stati fermati più volte dalla polizia e dai militari, però in ogni caso non hanno avuto nessun tipo di problemi. Poi vabbè, per non essere continuamente fermati hanno deciso di prendere un'altra strada, però dovrebbe essere buona. Boh, quindi ci proverò. Adesso proseguiamo. Bene, dopo aver lasciato la Cappadocia mi sto dirigendo verso Malacchia e sono quasi 200 chilometri di questa prateria infinita dove ogni tanto passa qualche macchina, qualche camion, no? E poi non c'è assolutamente nulla. Mi mancano ancora 150 chilometri per arrivare e in tutta onestà devo far forza a tutta la mia forza di volontà per continuare, perché uffa, sarei anche stanco, mi verrebbe la voglia di accostare la moto da qualche parte, montare la tenda, stendere il sacco a pelo e farmi una bella dormita fino a domani mattina. Fortunatamente riesco a non mollare per tutti gli anni in cui ho fatto alpinismo, in cui quando non ce la fai più, sei veramente cotto, comunque ti dici dai, vai avanti, non mollare, non mollare. E qui in questo momento è la stessa cosa, perché comunque guidare su queste strade, per quanto siano in ottime condizioni, è comunque molto, molto faticoso, veramente molto faticoso. Anche se poi il panorama che praticamente ti circonda ti fa dimenticare tutta la stanchezza. L'importante è non pensarci e andare avanti. Go, go, go Ivano! Go, go, go! Cosa singolare è che a parte i due motociclisti italiani incontrati in Cappadocia, non c'è ombra di motociclisti, non c'è ombra di motociclista qua, o comunque di stranieri con targa straniera, va bene. Boh, sembra che l'unico rimbambito che percorre queste strade sia io. Tanto è vero che ogni tanto si affianca qualche auto con a bordo i bambini, rallenta in modo che i bambini si sporgano dal finestrino per potermi salutare, e questa è una cosa veramente, veramente simpatica. Dai, andiamo avanti, dai. Stavo riflettendo sul fatto che io ho un'ottima padronanza della lingua italiana,
Non a caso, prima di andare in ferie a tempo indeterminato, facevo il rappresentante, oltretutto di testi scolastici. Ed invece, quando faccio le riprese, non capisco il perché, il per come, ma praticamente sbaglio i verbi, sbaglio le coniugazioni, dico cose senza senso. Onestamente non riesco a capacitarmi. In ogni caso, stanchezza a parte, queste sono veramente le ore migliori per viaggiare, perché i colori sono tenui, la luce del sole non è più prepotente, l'aria è decisamente fresca, e per cui te la godi. L'importante è non fermarsi, perché se ti fermi semplicemente a bere qualcosa o fumarti una sigaretta ti assale la stanchezza. Bisogna andare avanti finché si può. Va bene? Non mi tedio più. Chiudo. Domani vi porto in un sito archeologico veramente, veramente stupefacente, una cosa unica, a cui ne seguirà un'altra ancora più stupefacente. Si dice che sia il primo insediamento religioso della storia umana. Poi vabbè, vi racconterò nel dettaglio quando ci arriveremo. Ciao YouTube! Quando si dice la fortuna, ho trovato questo benzinaio poco prima che cominciasse una grandinata di quelle terrificanti. E vabbè.